Ebbene sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di due notizie ufficiali di calciomercato. Penso che sarà il primo video di calciomercato in riferimento al mercato di gennaio, che sono notizie che in realtà non si legano in maniera specifica al mercato invernale perché non sono di mercato vero e proprio, però certamente ne parleremo. Uscirà molto spesso questo format delle ufficialità delle calabresi, perché ovviamente con l'apertura del calciomercato invernale ci saranno diverse ufficialità da registrare, si spera ovviamente, per le squadre calabresi che dovranno rafforzarsi sul mercato. Ma oggi parliamo di due notizie ufficiali in casa Cosenza e Vibonese. In casa Cosenza, infatti, è ufficiale il rinnovo di Florenzi, rinnovo molto importante per la società, direi, oltre che per la squadra. Centrocampista classe 2002, che può ricoprire anche il ruolo di esterno. Infatti, con Occhiuzzi ha giocato anche come esterno di centrocampo. Calciatore comunque con buone doti tecniche, con buona qualità, che sa anche volendo saltare l'uomo, buona corsa, un calciatore comunque completo, giovane, che fino a questo momento ha sempre fatto bene a Cosenza. Ricordo un po' Sueva ai primi tempi, certamente la gestione deve essere migliore, perché con Sueva secondo me si è un po' sbagliato, si è peccato nel non cederlo in prestito prima, perché è un calciatore che va ceduto in prestito in Serie C per dare la possibilità di giocare con continuità. Io penso sempre che i giovani debbano giocare con continuità e io onestamente sono per il partito che sostiene che in panchina non serve a niente, nel senso che se un giovane, un under, gioca in panchina non impara nulla, impara semplicemente giocando con le partite, facendo esperienze, perdendo palloni, facendo errori e poi facendo cose buone. E non, certamente queste cose non si imparano dalla panchina o dalla tribuna, quindi io un calciatore come Florenzi, giusto, finalmente si fa giocare, però la gestione deve essere diversa da quella di Sueva, perché con Sueva si è sbagliato nel non cederlo quest'anno in prestito, soprattutto perché non rientra nel progetto tecnico, visto che non ha giocato praticamente mezza partita quest'anno, e bisognava cederlo in prestito se si sapeva che non avrebbe praticamente mai visto il campo. Per cui semplicemente secondo me Sueva ha perso 6 mesi in cui poteva fare esperienze e poteva comunque giocare con continuità magari in Serie C. Quindi per questo spero che un calciatore giovane come Sueva, proprio nel settore giovanile del Cosenza, possa trovare spazio in C almeno a gennaio. Il discorso similare per Florenzi, un calciatore del nostro prodotto dal nostro settore giovanile, che va assolutamente preservato, ragazzi. Cosenza che deve anche molto puntare su questo, perché essendo una società che non è che sia comunque molto ricca da questo punto di vista, qui non può andare sempre a puntare su calciatori di proprietà, e quindi il settore giovanile deve essere un'arma molto importante da poter utilizzare, soprattutto se poi escono fuori giocatori come Florenzi, che hanno dimostrato fino a questo momento di poter giocare comunque tranquillamente in Serie B. Calciatore che rinnova fino al 2025, quindi 4 anni di contratto per lui. Sono comunque contento perché è un rinnovo fondamentale. Si parla già di diversi interessi da parte di altre società che lo stanno quindi osservando più nello specifico. Si parla anche di un possibile suo approdo in Under 21, vedremo se Nicolato a marzo lo convocherà. Certamente sta facendo molto bene quest'anno, è in un periodo di grande forma, speriamo che possa continuare così perché è un bene per tutta Cosenza. Notizie invece un po' meno positive in casa Vibonese, perché si parla di una rescissione. Lascia infatti ufficialmente la Vibo Persano, attaccante classe 1996, se non vado errato, adesso ve lo dico con più precisione, se lo trovo, però se non mi ricordo male è un classe 96, mi ricordavo bene, calciatore che è arrivato in questa sessione di calciomercato, anzi nella sessione di calciomercato estiva, come un rinforzo comunque importante per l'attacco. Veniva da qualche parentesi non troppo positiva, soprattutto Torre del Greco con la Turris, e veniva a Vibo con la volontà comunque di far bene. Dopo un primo periodo in cui qualche partita con D'Agostino l'aveva giocata, perché nelle prime giornate mi ricordo che persino qualche partita l'aveva fatta, però diciamo che da metà ottobre in poi non ha più praticamente visto il campo. Nelle ultime giornate è stato praticamente sempre messo in panchina e evidentemente non entra più nell'idea di mister D'Agostino, per cui la società ha voluto rescindere il contratto anche per evitare di dover accollarsi uno stipendio alla fine non è effimero, però uno stipendio inutile, non c'è un vero e proprio fine, perché per un calciatore che scalda le panchine pagare comunque
uno stipendio non è certamente qualcosa di buono, soprattutto per una società come la Vibonese che deve essere molto attenta ai conti, essere sostenibile perché non ha grandi risorse a disposizione da un punto di vista prettamente economico. È un addio a livello tecnico che alla fine non mi fa né caldo né freddo perché Persano ha trovato poco spazio, ripeto, a Vibo, a parte all'inizio del campionato in cui qualche partita, qualche scampolo di partita quella l'aveva fatto, ma non è che mi avesse convinto particolarmente. Sì, calciatore comunque di stazza, però Sorrentino è un'altra spanna e non è che Sorrentino sia questo grande fenomeno, però Sorrentino per quanto mi ha fatto vedere è certamente superiore anche nelle palle aeree, nei contrasti aerei. Persano abbastanza evanescente in diverse sue uscite a inizio anno, poi è stato accantonato, come dicevo, da parte del mister ed evidentemente non rientra più nel progetto. Quindi è un addio importante questo in casa vibonese perché nel reparto offensivo comunque già stiamo facendo male. Poi se vanno via anche i calciatori certamente c'è da andare a puntare su altri profili. Vedremo un po' su chi la vibonese punterà per sostituire Persano a livello numerico ma anche di qualità perché la Vibonese pecca, l'abbiamo sempre detto, negli ultimi 15-16 metri, non tanto nella rifinitura, secondo me proprio nella finalizzazione, perché per esempio anche il Cosenza è una squadra abbastanza sterile, però secondo me il Cosenza pecca molto nella rifinitura delle azioni, mentre la Vibonese più nella finalizzazione, perché ci arriva anche bene nella di rigore talvolta, però poi non riesce a finalizzare bene, manca una prima punta che possa buttare le palle dentro. E serve comunque un Plescia. Infatti, si parla di un suo possibile arrivo. Magari ci cascasse Plescia. Al di là di questo, comunque, addio di Persano che ci può stare. Onestamente, non è che vado troppo a protestare. Una scelta che ci può stare da parte della società. E quindi, questo è. Progetto con lui floppato. E alla fine arriva una rescissione prematura per lui. L'importante è certamente trovare un sostituto all'altezza, anzi, molto più all'altezza perché. Non è che sia andato via sto grande calciatore, nel senso, almeno per quanto dimostrato a Vibo, non ha fatto chissà che, per cui speriamo che sia il sostituto di gran lunga superiore a Persano, però il tempo ci dirà chi sarà anche questo sostituto. Ma detto questo, io mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!